divorzio dei Ferragnez era atteso da alcuni mesi, arriva la prima svolta nelle trattative. Riguarda il mantenimento. La notizia che il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe arrivata sul tavolo delle trattative legali, non arriva certo inaspettata. Gabriele Parpiglia ha riportato le ultime novità, pare che lei abbia rifiutato il mantenimento. Ma perché? Ferragnez sempre più lontani. Quest'estate hanno trascorso le vacanze in posti lontani tra loro e mai una foto è stata resa nota di un riavvicinamento tra loro. Al contrario, Fedez ha trascorso la maggior parte del tempo in Sardegna e a lui sono stati associati alcuni flirt con giovani donne. Chiara invece, avrebbe ritrovato l'amore con l'imprenditore Silvio Campara. A dispetto di quanti parlavano di una pausa di riflessione dovuta a questioni familiari di lui, il settimanale Oggi, citando una fonte vicina alla neocoppia, ha rivelato che sono anche stati in vacanza insieme e che l'amore esiste ed è reale. Ma si sa, finita l'estate, è tempo di tornare alla normalità. E per Chiara Ferragni e Fedez è il momento anche di riunirsi con gli avvocati per formalizzare gli accordi del divorzio. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha già rivelato alcune indiscrezioni in merito. Divorzio Ferragnez, Chiara rifiuta il mantenimento, il motivo. Chiara Ferragni avrebbe rifiutato il mantenimento per i due figli proposto dagli avvocati di Fedez. I due lontani da tempo si sono rivisti per la prima volta dopo un lungo periodo e tanto silenzio, ha scritto sui social Gabriele Parpiglia, parlando anche di occhi distanti tra loro. La pace sarebbe più lontana che mai, nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicine alla serenità. Difficile poter parlare di toni distesi, dunque. Gabriele Parpiglia però, spiega che nonostante i rapporti tra gli ex Ferragnez siano lontani dalla tregua, è stato trovato un accordo. Chiara si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall'ex marito, somma pare irrisoria. Punto in poche parole, secondo quanto riportato da Parpiglia, Chiara non avrebbe accettato la somma proposta da Fedez, alza il muro, dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante. Punto quindi il rapper pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà a quelle mediche per i figli. E potrà vedere Leone e Vittoria secondo lo schema previsto dalla legge, weekend alternati e dormendo da lui. Un altro punto che mette fine alla parola e all'unione dei Ferragnez, conclude Parpiglia. E la vita dei due continua, ma da separati sempre più lontani.